Cultura, sport e turismo, il trinomio che caratterizza il torneo delle regioni, la prestigiosa manifestazione del calcio dilettantistico giovanile che dal 28 maggio al 4 giugno torna in Calabria dopo ben 25 anni. Ma ritorno in Calabria dopo 25 anni perché il primo torneo l'ho fatto io, nel 91, per cui sono contento di essere qui e inaugurare anche il secondo torneo fatto nel 2016. Penso che sia un orgoglio di tutti, un orgoglio della Lega Dilettante, un orgoglio della Regione, un orgoglio di coloro i quali stanno lavorando alacremente per portare avanti questo torneo che la base del successo della Lega Dilettante sia a livello agonistico sia a livello sociale. Il torneo delle regioni proietterà la Calabria in uno scenario nazionale ed europeo per farne apprezzare talenti e qualità. Davanti ai tanti eventi sportivi di grande spessore, dal Giro d'Italia al passaggio in Serie A del Crotone al torneo targato LND, la regione, ha spiegato il suo governatore, intende essere più attrattiva con un occhio di riguardo alla sicurezza delle strutture sportive attraverso un fondo di rotazione in modo da poter ospitare eventi di livello internazionale. Ma è un'occasione importante il fatto che il torneo delle regioni ritorni in Calabria dopo 25 anni. È un fatto di estrema importanza perché consente alla Calabria di porre le sue risorse al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale. È un evento che porterà oltre 2.000 persone qui nel Golfo di Squillace, nelle strutture ricettive del Golfo di Squillace. Noi riteniamo che bisogna puntare su eventi come questo per aiutare la Calabria ad affermare la sua forza attrattiva nello scenario nazionale ed europeo. Una grande sfida per la Lega Nazionale Dilettanti e per la Calabria che partirà sabato 28 maggio con la cerimonia inaugurale alle ore 18 presso il Parco della Biodiversità di Catanzaro, dove si svolgerà la sfilata di tutte le rappresentative seguite dall'accensione della fiaccola olimpica e poi musica e spettacolo a volontà per celebrare la festa non solo dello sport ma anche dell'accoglienza e della socializzazione. Grande opportunità per la nostra terra, per la regione, per la Calabria ovviamente, la 55esima edizione, che è un'edizione importante a questo punto, si svolgerà nel nostro territorio, darà l'opportunità di coniugare quello che è l'aspetto squisitamente sportivo, agonistico, ad un altro aspetto che per la nostra terra è particolarmente importante, che è quello turistico, quindi turismo e sport cammineranno insieme in questo percorso di una settimana che vedrà 2.000 atleti confrontarsi tra loro e vivere le bellezze artistiche e culturali della nostra regione. È un obiettivo importante che noi abbiamo messo a disposizione dei nostri giovani, l'opportunità di essere visualizzati, visionati da osservatori anche di squadre importanti e questo ovviamente insieme al confronto che è comunque un percorso sempre necessario soprattutto laddove c'è il giovane atleta, è un'opportunità che loro dovranno sapersi giocare al meglio.